ci siamo! Ora è Natale, sapete, tra poco è la vigilia, ma noi ancora non vi abbiamo fatto l'albero, come mai? Allora, ora andiamo ad addobbare l'albero Nintendo, come sappiamo noi, la nostra postazione è tutta Nintendo, ma ora andiamo a addobbarlo, stile Nintendo, addobbarlo per Natale. Andiamo ad addobbare la postazione! Ora andiamo a decorare tutta l'altra parte. Dopo aver fatto l'albero, andiamo a decorare l'altra parte. Andiamo? Ci siamo? Andiamo! Bene, 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 bene. Ora andiamo a vederlo ancora più da vicino. Vediamo l'albero. Vedete? Mario che tiene la pallina. Tutto decorato per Natale. Le luci che si sono accese, ma c'erano lì già, però. Sova il King, là in alto. Animal Cross con la neve, sotto ognuno ha una pallina, vedete? Pikachu con una pallina, avete visto? Ma adesso cosa facciamo? Andiamo a fare un'altra cosa che... Ok, eccoci di nuovo, ci siamo di nuovo. Ok, a noi non ci servono, non ce ne servono, abbiamo fatto il calcolo e abbiamo detto no, tanto lo dobbiamo mettere lì, noi facciamo solamente vedere. Ok, allora fate così, vi faccio vedere, mettete di nuovo così come eravamo rimasti, così. Poi la chiudete per così, noi la chiudiamo per metà, però poi dopo voi chiudetela normalmente come... L'occorrente sono solamente queste pochissime cose per farlo. Ok, una forbice, noi usiamo questo scotch, ma voi usate lo scotch, quello adesivo, quello trasparente. Non prendete altri scotch come quelli decorati, così. Se è sempre trasparente decorato, va bene, ma se è solamente con le... Vedete, guardate, io se è solamente decorato magari rosso così, non prendetelo, perché sennò stona e poi non sta bene col pacchetto, con i vostri disegni. Voi fate così, allora voi avete questo così, lo piegate. Piegate sopra anche l'altro, piegate bene, che faccia bene questi angoli qua, e ripiegate questo. Noi ci mettiamo sempre quello scotch lì perché non abbiamo quello. Ok,
No, se così non fateci caso. E fate la stessa cosa dall'altra parte. Ok, dopo aver fatto tutte queste cose qua, prendiamo il nostro nastro. Noi prendiamo questo, vedete, così, e lo usate per, guardate come fare. Se lo volete fare per così, potete fare anche solamente così, vedete, così, fate un giro e un giro giù di qua. Però noi facciamo una bella cosa, i pacchi normalissimi. Prendete, allora, mettete il nastro nella vostra scrivania o tavolo, per così, dritto. Fate così, arrivate su, quando arrivate sopra, che devono essere stesso, ci fate un giro. Un giro. E lo fate, vedete che è arrivato così? Lo fate rigirare per di qua. Però noi dobbiamo fare la stessa cosa, noi che abbiamo il pacco, che è per così. Un attimo solo, scusatemi. Così. Lo girate per così. E lo girate per così. Ok, e guardate che bello, così, il dietro potete, vedete, dietro viene così, così, però noi non l'abbiamo finito, vedete, qua ci sono così, ma qua, vedete, un po', non fa caso, non fateci caso, voi fate così, ok, così, e dall'altra parte, perché il riciclo è sempre valido. Guardate. Non sarà bellissimo come l'altro, ma almeno... ma almeno è venuto. Ed eccolo così. Questo è un pacchetto Just Dance e lo mettiamo nella parte dopo degli alberi. Uno è questo. Ve lo metto. Uno è questo. L'altro è quello di Super Mario. Noi abbiamo preso dei fogli A4, vedete, questi sono piccoli. Ma non disturbatevi a trovare un altro metodo. Guardate il metodo. Fate, vedete che qua ha il bordo bianco, qua, ok, tagliate via in eccesso il bordo bianco, bene dritto, noi non siamo dettissimi ma... ok, e... alla fine di questo li attaccate assieme per così, viene più grande, tanto il pacco lo rimettiamo sotto che è pronto. Ok, lo attaccate assieme dove c'è il bordo bianco dell'altro, lo mettete sotto, fate così. Ok, andiamo con così. Cercate di allinearli bene, a occhio, noi usiamo sempre questo. E
poi dopo aver fatto questo, che diventa un po' più grande, potete, dovete metterlo bene tanto, perché sennò l'eccesso che c'è dello scotch glielo tagliate con questo, togliete, ok? Vedete il pezzo che mi era rimasto. Sapete i pezzi che rimangono in più, che escono magari e non ci stanno dentro. Ok, e questo è così. E questo che è l'eccesso, vedete come sta venendo, e lo tagliate. Ok. Questa è la scatola che dobbiamo ricoprire di Super Mario. Bene, mettetela al centro così e fate così. Vedete, il sopra non lo copre, per cui dovete trovare un'altra sistemazione. C'è sempre che il sopra non lo copre. Ma noi non ci preoccupiamo, perché a noi non serve che ci copre sopra, perché dopo lo mettiamo alzato, per cui a noi non ci serve, solo per farvi una dimostrazione. Noi stiamo solamente preparando questi pacchi per mettere sotto l'albero, perché dentro non c'è niente, è solo una decorazione. È solamente una decorazione. Dato che magari sotto, ok che a Natale vi danno tanti pacchi, ma magari voi dite non mi piace per adesso così, e allora il rimedio ce l'abbiamo noi. Così. Ecco, una cosa che vi dico, cercate di mettermene magari di meno nel basso, perché tanto il basso non si vede. Vedete, così, guardate il basso che non ha niente. Poi, così, il dietro, anche il dietro, fate di meno, perché tanto, sapete, non... Ebbene, dopo aver fatto i pacchi, cosa serve nei pacchi? Se voi regalate un regalo a una vostra amica o qualcuno, dovete sempre scriverglielo. E noi abbiamo scaricato, grazie a Ubisoft, tanto ringraziamo, questi che sono per scrivere tanti auguri o buon Natale, o scrivere il vostro nome. Allora, l'occorrente che serve è... Allora, intanto l'occorrente che vi serve, vi faccio vedere i due modelli, così o così. Quello che vi serve è, allora, è, questi tanto li spostiamo giù. L'occorrente è filo, forbici, colla. Ok, allora andiamo a tagliare due pezzi di filo, di questo filo qua, della stessa misura, non tanto lunghi, della stessa misura. Come prima cosa, dopo aver tagliato i due pezzi, che li mettiamo da parte, andiamo a mettere la colla sulla parte di qua. Mettiamo la colla stando attenti, perché è fragile come il pezzo in mezzo. E poi, dopo averlo fatto, lo chiudete così. Fatelo aderire bene, e se vedete, come vedo io qua, che magari anche dei pezzi dove non incolla, facciamo così. Dopo aver attaccato così, vedete, io vedo che qua ci sono dei bordi bianchi, vado con le mie forbici e vado a tagliarlo. Tagliare proprio tutte le parti dove vedo il bianco, che così non sembra tagliato male, ma viene. Ecco così.
Dopo aver fatto questo vado qua dove vedo, vedete? Dove vedo il puntino bianco, vado con le mie forbici, stando attenti di non farmi male, di farvi male anche voi, e faccio il buco piano piano e poi ci infilo dentro il pezzo di filo, così. Qua ci scrivete il nome, ebbene, e uno è questo, se aspetto a chiuderlo. L'altro è fatto così, sempre di Just Dance. Vado a mettere la colla chiudo sempre facendo bene ok, vedo sempre che c'è un pezzo qua ma molto, questo è molto, per cui vado a tagliarlo così e ci faccio sempre il buco, questa volta dalla parte di qua. State attenti perché si potrà anche rompere, perché c'è subito la parte finale, e vado a prendere l'altro filo. Qua rientro dentro con le forbici facendo bene il buco, evidente, state attenti perché tante volte, dato che ci sono i fili più piccoli, non entra dentro, per cui dovete, ecco così, e ecco l'altro, stesso tipo di bigliettino da attaccare sul... Questi sono i due bigliettini fatti. Questo abbiamo, si è staccato il filo, ma sono gli stessi. Ok, adesso prendiamo il nostro Just Dance con Rayman, di Just Dance, è vestito da Just Dance, che sono un po' di qua e di là. Noi adesso andiamo a far così, attacchiamo questo che è il più bellino. Però, vedete, il pacchetto già è piccolo, facciamolo con questo che è più piccolo. Ecco, vi dico perché già è piccolo il pacchetto e non usate, come si può dire, dei bigliettini troppo grossi, perché sennò risalta di più il bigliettino che il pacchetto, e poi tante volte non è molto bello, sta male perché le proporzioni del bigliettino sono più grosse e ecco, lasciate che un po' stia, un po' che si riesca a girare, vedete, e prendete sempre le forbici, il filo in eccesso lo tagliate, vedete, così e così, avete visto? Così è il pacchettino. Poi dietro di qua ci scrivete il nome di chi è e poi lo staccate. Bene, ci sono tantissimi bigliettini, anche quelli di Super Mario. Vi facciamo vedere, vi abbiamo fatto vedere quelli di Just Dance UB30. E perché abbiamo il pacchetto? Per quello di Super Mario prendete il bigliettino, che si possono trovare su internet o nei migliori negozi di... nei centri commerciali o nei negozi di bricolaggio. Bene, questo era il come. Ebbene, questi sono i due pacchi. Ma ora avete visto il pacco anche Nintendo? È bellissimo. Abbiamo fatto col fiocco in alto, che lo potete vedere qua. E questo è quello di Just Dance.
Bene, ma ora andiamo a metterlo nella nostra postazione i due pacchi. Ok, ora è molto più bella. Dopo averla decorata, adesso cosa manca? Andare a giocare a Super Mario Run di Apple. Andiamo a provarlo. Eccoci su Super Mario Run. Ok. Oh yeah, Mario time. Ok. Vedete, c'è Bowser qua. Questa torta sarà mia, anche Peach. È diventato diverso. Allora, ti do il benvenuto a Super Mario Run. In questo gioco Mario corre con... Ok. Ok. Ok, col dito, vedete? Questa è la prova, ti fa provare tutto. No. No, di poco. Guardate il castello. Spero che lo vedrete. Caricamento dati. Questa app si trova in per iPhone e tablet di Apple. Vediamo un attimo. Ok. Abilita la funzione per ricevere notifiche. Ok. Consenti. Ok. Ecco il primo mondo! Mondi, vediamo mondi. Eccole il primo livello. Oh! Vi ricordo che in My Nintendo si trova Toad gratuitamente, per chi è iscritto in My Nintendo. Wow! Allora, schermo d'acquisto, ok.
acquista i 6 mondi. Ok, acquistiamo i 6 mondi. Un attimo solo. No. Ok. Abbiamo acquistato i 6 mondi. Super Mario Run. Ok, vi facciamo vedere tutte le altre modalità. Allora, indietro dice che c'è un pacco. 5 ne abbiamo. Apriamo il pacco. Sfide. E ricevi i soldi. Ok. Menu. Postazioni. Diario. Mondi e sfide. Una nuova cosa. Vediamo le sfide. Ah, qua si trovano tutte le sfide. E puoi usare i coupon. Ok, noi ti facciamo vedere solo all'interno. Poi, My Nintendo. Entriamo in My Nintendo. Vediamo cosa c'è. Dicono che ci... Ecco, Toad. Usa. Usa. E... Bene. Un pacco. Toad Premium di My Nintendo. Ricevi. Ora puoi usare Toad per giocare. Anche Toad possiamo usare. Amici, vediamo cosa c'è. Nessuno. Vedi richieste. Nessuna. Invita, aggiungi. Invita. O collega tramite Facebook. Un attimo solo che vi collego. È uscito, non so come mai. Vabbè, vi rifacciamo vedere. Vedete che bello? Questo è il nostro Mario Run. Let's go. Ok. Vi ricordo che Mario Run è disponibile per Apple, Android. Ok, vediamo. Amici, ritorniamo un attimo. Collega. Vuoi accedere a Facebook? Sì. Abbiamo detto di sì prima. Accesso a Facebook e ricevi. Ecco, c'è un problema adesso, ma magari perché quasi tutti stanno accedendo su Facebook, ma c'è il problema di Facebook. Vabbè. Questo è il nuovissimo Mario Run per dispositivi iOS. Da oggi... disponibile da oggi. Magari domani troverete anche l'aggiornamento di già. Ok. Ah, qua c'è un altro. No, vedo che non c'è niente. C'è Toad qua. E poi ci sono questi. Vedete i massi che cadono. Poi vediamo, di qua non c'è niente. My Nintendo, vi faccio vedere in My Nintendo cosa potete trovare da ora. Allora, 1000 monete, 2000 monete, i fiori, i cubi e la statua di Mario. Vedete? La statua di Mario. Ebbene, ebbene, bene, 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 bene. Usciamo. Facciamo un'altra. Un altro mondo. Andiamo al secondo. Solamente il secondo vi facciamo vedere. Poi dopo andiamo avanti col video di Natale. Non ho preso la stella in alto, però... ce l'ha fatta! Oh.
Una l'abbiamo presa, via, veloce. Fatti ci aveva dato questo perché aveva capito. Sopra non siamo passati questa volta. Dentro. Ah, non lo sapevo. Vedete, tutto con un dito. Da ora, dato che Super Mario. E andiamo. Una. L'altro mondo. Bene, questo è Super Mario Run, da ora disponibile. Vediamo le sfide. Uno, facciamo il primo. Inizia, vediamo. Contro Toad, facciamo l'ultimo e poi le sfide per farvi vedere. Finito e vediamo. Ottimo lavoro, vediamo un po' come ve la siete cavate. Confortiamo il numero di monete. Noi non ne abbiamo prese tantissime. ¡97! ¡Wow! ¡Vinto! Oh oh. Complimenti, i Toad che facevano il tifo per il tuo avversario si sono uniti al tuo regno. ¡Wow! Toad rossi, 13. Ah, dovete accumulare i Toad. Quando fate contro altri Toad, altri sfidanti, dovete, tanto dovete usarne una di queste, di carte. E poi gli sfidanti che stanno con quello sfidante, i Toad andranno, se vincete voi, andranno a voi, si staccano. Torniamo al regno. Bene. Ragazzi, questo qua è Super Mario Run. Vedete, abbiamo preso delle monete che riceveremo da qua, dovrebbe. Ah, vediamo cosa è successo. Ci sono i fuochi d'artificio. Ah, due Toad. Acquistato la finduccia a alcuni Toad.
Benissimo, con il loro aiuto e quello di molti altri potrai ricostruire il tuo regno. Regno come mai? Ah, vediamo. Mi dice che c'è qualcosa. Nelle stelle questo, ottieni. Corra. Ok, l'abbiamo messo lì. Vediamo. Tocchiamo. Mi dice di toccarlo. Vediamo cos'è. Apriamo questo in alto. No, era sotto. Niente neanche qua. Una. Ah, buono. Buono però, perché sotto qua è. Non c'era niente. Bene, abbiamo preso poco. Ok. Adesso vi fa vedere. Notifica. Collegati e. Ok. Ebbene, questo è Super Mario Run. Vi ricordo che è disponibile per iOS, iPhone e tablet. iOS. Bene. E andiamo avanti con il...